Presidente, un riconoscimento importante è quello di oggi da parte della provincia, agenzia informativa per il Nursery Campus. Sì, è un bel traguardo, fa piacere che ci sia questo riconoscimento da parte della provincia e speriamo che di poter veramente collaborare e di trovare veramente un vantaggio reciproco da questo accordo. Tra pochi giorni inizia il master che durerà almeno 4 mesi, ecco le aspettative? Ma è il primo master che appunto siamo riusciti in poco tempo a mettere in piedi con il campus, è una bellissima soddisfazione per noi. Abbiamo queste persone che vengono da diverse parti d'Italia e verranno, oltre che a frequentare il campus, frequenteranno anche l'azienda per appunto questa formazione a 360 gradi proprio vivaistica. Sì, un riconoscimento che ci fa particolarmente piacere di agenzia formativa per il progetto dell'educazione degli adulti che ormai la provincia fa da tanti anni e che da oggi diciamo al campus prende vita in una settimana per noi molto particolare perché si respira un certo fermento dato che il 1° febbraio, quindi lunedì prossimo, partirà il nostro primo master sul manager del settore vivaistico e quindi diciamo, questa concomitanza ci rende particolarmente lieti perché diciamo, poi da lunedì iniziamo la vera attività, anche se ci siamo rodati con alcuni corsi che abbiamo svolto da ottobre fino ad adesso, però poi diciamo, da lunedì iniziano le attività legate a questo percorso che faremo con giovani provenienti da tutta Italia per il momento, poi speriamo nel futuro da tutta Europa. Ecco, quali sono gli sbocchi per i giovani che intraprendono questo percorso? Sicuramente per quanto riguarda questo corso specialistico è un percorso all'interno della qualificazione e della maturazione del settore vivaistico, quindi diciamo, noi crediamo che ci sia bisogno in questo settore di una crescita, di una maturazione e di una maggiore professionalità in campi anche tra virgolette nuovi per questo settore. Parlo della finanza, del controllo, della gestione, del marketing, della logistica. Dico questi particolari perché su quelli della programmazione della produzione diciamo che le aziende sono da sempre ben strutturate, sono già un loro modello di riferimento. Però come tanti settori industriali anche queste aziende hanno bisogno di crescere anche con questi comparti e noi ce la mettiamo tutta per migliorare noi stessi ovviamente e anche questi giovani che ci stanno dando fiducia partecipando a questo corso che dura 4 mesi, quindi è anche particolarmente impegnativo. Manca poco al primo master del campus Vannucci, come funzionerà nel concreto? Nel concreto è un master strutturato in vari moduli che sono singoli a sé stanti, nei quali viene trattato una specifica area della gestione aziendale. Sono 7 moduli che trattano i temi principali: marketing, web and social marketing, lean production, organizzazione e gestione delle reti commerciali, finanza e controllo sono alcuni esempi, in modo tale che le persone che escono da questo master abbiano competenze specifiche per la gestione di un'azienda. Ecco, una figura che manca quella nel vivaismo, la figura del manager un po', quindi anche questa è la finalità che voi volete offrire insomma ai partecipanti. Esattamente, il vivaismo soffre di un problema che in realtà anche molti altri settori in Italia soffrono, è quello di non avere una figura intermedia fra la proprietà e gli operativi. Questo è un problema che risentiamo soprattutto a livello internazionale perché le aziende con cui competiamo oggi non sono più soltanto i nostri vicini di casa, ma sono le aziende in questo settore olandesi, cinesi o di altri paesi che stanno purtroppo prendendo campo grazie anche al fatto di avere delle strutture organizzative interne estremamente formate. La provincia naturalmente si
avvale della collaborazione, dello svolgimento di queste attività con agenzie educative accreditate, come in questo caso l'agenzia Vannucci, e naturalmente legata anche al settore privato, proprio perché tutti vi possono partecipare in sinergia o da solo con altre agenzie. Quindi è il sistema dell'educazione di adulti complessivo che viene sviluppato da questa agenzia. Quindi ognuno di queste agenzie sviluppa corsi i più svariati possibili legato appunto a questo tipo di formazione, che naturalmente non richiede una programmazione specifica corso per corso da parte della provincia, ma richiede a chi progetta di presentare appunto queste attività, e queste attività entrano in un catalogo complessivo che la provincia naturalmente sostiene.